Pace e bene a tutti, bentornati con il nostro appuntamento con la Santità. Oggi, 17 giugno, ricordiamo i santi Marciano e Nicandro, martiri. Ascoltiamo. Una nota testimonianza del martirologio romano al 17 giugno recita: presso Venafro, in Campania, i santi martiri Nicandro e Marciano sono decapitati durante la persecuzione di Massimiano. La persecuzione di cui si parla è quella ordinata dall'imperatore Diocleziano, che arrivò anche a Venafro, ridente cittadina dell'attuale Molise, nel 304. Dove oggi sorge la cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, vivevano due ufficiali dell'esercito romano, Nicandro e Marciano. Della loro provenienza, e se avessero una parentela, non si sa molto, ma che aderirono alla fede cristiana e rifiutarono atti di culto verso divinità pagane è certo. Il loro martirio è collegato ad una straordinaria vicenda familiare che vede Daria, moglie di Nicandro, convertita al cristianesimo, intervenire nei confronti del marito per non farlo abiurare alla fede. Le costerà il martirio dopo quello di Nicandro e Marciano. I loro corpi furono seppelliti nelle vicinanze di Venafro, dove già nel 313 sorgerà la basilica cimiteriale a loro dedicata. Miracolosamente dai loro sepolcri, rinvenuti nel 1930, un prodigio si compie. Un liquido misterioso, definito Santa Manna, fuoriesce in particolari eventi liturgici. Da secoli la tradizione li acclama ad immemorabili patroni delle città e delle diocesi di Isernia e Venafro, un culto dalle tante sfumature antropologiche e religiose. Nella notte tra il 16 e il 17 giugno, per esempio, la popolazione venafrana bussa insistentemente alla porta della basilica, affidata ai padri cappuccini nel 1573, per dare il via ai festeggiamenti con la bancarella musicale che va in giro per le vie della città per tutta la notte. Ma è dalla sera precedente che i festeggiamenti cominciano. All'imbrunire, infatti, il busto argenteo di San Nicandro e le altre reliquie dei Santissimi Martiri vengono portate processionalmente dalla monumentale chiesa della Santissima Annunziata alla Basilica. Il giorno successivo, festa liturgica, si rinnova il dono da parte del sindaco di Ceri Votivi e la consegna al vescovo delle chiavi della città, a simboleggiare il patrocinio di San Nicandro su Venafro. Il 18 giugno sera, tutta la popolazione in processione per 5 ore riaccompagna i santi alla chiesa dell'Annunziata. È in questo momento che viene fuori tutta la devozione, cantando ripetutamente l'antico inno popolare sacro a tutte le generazioni di venafrani. Santi Marciano e Nicandro, insieme alla moglie di Nicandro, Daria, li ricordiamo per il triste fenomeno del martirio. Loro erano due ufficiali dell'esercito romano e mentre appunto c'era Daria, che era la moglie di quest'uomo Nicandro. È proprio questa vicenda che vogliamo sottolineare, perché proprio il ruolo di Daria è stato fondamentale nella vita del marito, perché gli è stato molto accanto proprio in questo momento della persecuzione. E proprio grazie alla forza donatale dalla moglie, lui è riuscito a rimanere saldo nella fede. Quindi preghiamo per tutti gli sposi, soprattutto per coloro i quali in questo momento si sta verificando un periodo di scelta, un periodo in cui a volte c'è una scelta facile che però richiede di fare, diciamo, un patto con la propria coscienza e qualcosa che ci porta lontano dalla fede. Ci sono tante di queste situazioni nella vita. Preghiamo appunto perché gli sposi tra loro possano farsi forza e continuare verso la strada del bene, che a volte richiede qualche rinuncia, qualche sacrificio, ma ricordiamoci, l'amore del Signore è grande e non c'è mai una scelta che ci fa rimanere insieme al Signore che ci possa danneggiare veramente. Santi martiri Nicandro e Marciano, pregate per noi.